Ci occupiamo di viabilità. Sabato 30 maggio, dopo un mese di lavori, riapre al transito la strada dello Stelvio. In queste ore i tecnici del servizio strade della provincia hanno terminato i lavori di sgombero della neve presente lungo la strada dello Stelvio, l'unico collegamento diretto tra Val Venosta e Valtellina. In tutto 48 tornanti che portano da Trafoi fino ai 2758 metri del passo. Dalle 8 di sabato 30 maggio la strada sarà riaperta al traffico. Per renderla nuovamente agibile, una decina di operai hanno impiegato un gatto delle nevi, una fresa, due pale gommate, mentre per i pendii più ripidi si è reso necessario l'intervento di 5 esperti rocciatori. Non va dimenticato che per far cadere a valle l'enorme quantità di neve nella massima sicurezza sono state posizionate, grazie ad un elicottero, una ventina di cariche esplosive. A visionare la situazione, l'assessore provinciale Florian Musner. A questo appuntamento annuale vogliamo veramente sempre esserci per l'importanza che l'apertura riveste per tutta la zona. E qui va evidenziato positivamente e anche con un riconoscimento particolare l'operato dei nostri collaboratori e collaboratrici che appunto si adoperano per circa 40 giorni per rendere possibile questa apertura. L'importanza va vista anche in relazione all'economia che effettivamente con l'apertura del Passo dello Stelvio inizia a partire, a fiorire e questo è anche di grande importanza. Durante la stagione estiva, lungo i tornanti dello Stelvio transitano ogni giorno una media di 1800 mezzi, 2500 in agosto, senza contare gli appassionati della bicicletta. Penso che queste strade di collegamento realizzate ormai prima di questo secolo non possono essere abbandonate e lasciate a se stesse. I collegamenti sono vitali e si dimostra che queste scelte sono tuttora valide. L'impiego è più di un mese di lavoro, non si tratta solo di sgombrare la neve, ci sono anche le cadute sassi, le frane, i muri da ricostruire. Abbiamo più di un mese di lavoro soltanto per rendere di nuovo agibile la strada. Dalle 8 di sabato 30 maggio dunque la strada dello Stelvio tornerà agibile e lo rimarrà, condizioni meteo permettendo, fino all'autunno inoltrato.